Questo è quello nuovo, ma l'ho visto ieri, eh. L'avrei guardato più io, visto che mi tocca disegnare. Lui lo deve disegnare. No, è bello perché ha tutta la forma nuova. È la prima volta che lo vedo, quindi sono grande. Domandona, come nascono le grafiche? Chi è che ha l'idea? Tu e poi racconti a lui. Allora, qui è un casino, nel senso che io ho le idee, lui anche. A volte ci piacciono, a volte no, ne parliamo, poi... A volte magari faccio qualcosa e non glielo dico, sì. E gli dico fidati perché tu corri, io disegno, e quindi no, se ti va bene così. E allora sviluppiamo le robe tipo delle cuffie, gli ho detto mettiamo le cuffie così sembra che ascolto la musica, è stato carino, poi lui ha sviluppato le cuffie quelle più grosse. E no, io lancio l'idea, lui lancia l'idea e poi ne parliamo, mi manda i bozzetti che al 90% glieli boccio. Non è vero. No, è un fast, guarda. No, non è vero, di solito facciamo abbastanza veloce. No, perché ci sono ad esempio dei piloti, citiamo Valentino Rossi, che parla un po' attraverso il casco, questo capita anche a te? Sì, come ora questo no, però vedi lì, c'è la musica, rappresenta un po' quello che mi piace. Il tuo mondo. Esatto, il mio mondo. E diciamo che alla fine più di tanto non è che ti puoi inventare, perché cambiare il casco ogni volta dopo perde valore, ti svaluti. Invece io bene o male seguo la filosofia casco rosso col tricolore, se guardi dal 2006 ho il casco rosso tricolore, quindi... Allora ragazzi, facciamo lo scoop, abbiamo il casco nuovo, idee per il prossimo anno. Da dire a lui. Ah, io per il prossimo anno lo farei rosa. Io pensavo di farlo rosa e... Amico. Rosa no. E verde. Da una parte rosa e da una parte verde. No, perché... L'idea del casco l'anno prossimo sarà comunque mantenere il colore rosso, perché è quello che contraddistingue Luca, e lo fa riconoscere in televisione. Il tricolore lo metteremo perché comunque l'Italia è un paese che va riconosciuto. Insomma, bisogna... Anche perché ho tutto casco stivali, tutto made in Italy, Belgi, Moto e Gern, quindi esatto. Mi piace portare anche individual. Mi piace portare un po' l'Italia in giro per il mondo, anche se conta, cioè abbiamo Biagi, Melandri, che sono molto più... Chi? Sono due miei amici che corrono. No, sono bravi, più... amici di tutti. Insomma, carino. Riconosciuti, però io faccio la mia parte, spero basti. Va benissimo, dai. Marco, domande? Domande? Come, ad esempio, questo casco è stato realizzato da, mi dicevi prima, Daniele. Sì, Daniele è un nostro collaboratore, noi ci occupiamo della grafica, del design, di tutti i vari aspetti del progetto, poi chiaramente non riusciamo a fare completamente tutto, quindi abbiamo dei collaboratori fidati che interpretano il nostro lavoro e lo realizzano, lo fanno diventare realtà. Esatto. Per l'anno prossimo avete qualche news da rivelarci in questo momento? Per l'anno prossimo abbiamo grossi progetti, sicuramente continueremo con Luca. Bisogna vedere quanto mi offrono. Sì, io ho già offerto il letto di casa mia per dormire durante la fiera, quindi mi sembra che siamo a posto. Sì, siamo a posto. Abbiamo dei progetti con alcuni piloti federali, quindi... Siamo un attimo in trattativa, la fiera è un periodo un po' delicato, quindi bisognerà sempre un po' capire dove ci porteranno. Comunque insomma, i campionati dove probabilmente troverete il nostro marchio saranno comunque il Mondiale Superbike, Supersport, qualcosa in MotoGP come è successo quest'anno con Jonas Folger e magari qualcosa... Forse nelle biciclette, nel mountain bike. Esatto. E vediamo un po' di salire sempre di più. Noi comunque puntiamo molto su Luca perché è un valore aggiunto anche a livello umano, quindi ci teniamo a seguire il pilota ovunque va, anche in bicicletta o a sciare quest'inverno. Esatto, allora io mi sono dato molto alla mountain bike come allenamento, ho conosciuto Andrea Bruno ieri, che è campione italiano, e gliel'ho fatto conoscere, probabilmente inizieranno a collaborare anche con lui, che è una bravissima persona e veramente un ragazzo che va forte in bici da paura. Su 5 minuti in discesa me ne dà uno, quindi è una roba pazzesca. È tantissimo, ma è downhill o bicicletta mountain bike? È enduro, è una via di mezzo. Però mi ci sto immergendo, piano piano arrivo anche lì. Ora Bell fa anche i caschi da mountain bike, quindi userò anche quelli. Proprio oggi pubblicità gratis. E, no, comunque sì, sono contento di lavorare con Indivisa perché a volte li chiamo, oh, c'è da fare questo e lo facciamo. Quindi senza grosso. Fantastico. Molto molto utile come servizio. Sì, riceverei meno telefonate se mettessi il numero di telefono nei bagni della stazione. Probabilmente magari sì. Questa la tagliamo. No, questa la iniziamo la. No, questa la teniamo.